Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come state? Spero bene. Oggi andremo a vedere, come detto dal titolo, appunto come fare il mining di Dogecoin. Me l'avete chiesto diciamo, in tanti su Instagram e anche qui sotto nei commenti di YouTube, quindi mi sembra doveroso, come ho fatto per gli NFT, portarvi anche il tutorial di come si minano i Dogecoin. Prima di questo però, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace per supportare l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far arrivare questo video a più persone possibili e di commentare con dubbi, domande. Sono molto felice, come sempre, di potervi rispondere a tutti quanti. Cosa importante, vorrei anche fare ora un piccolo ringraziamento a tutte le persone che si stanno iscrivendo al mio canale durante questo periodo e soprattutto grazie al video degli NFT e il tutorial sugli NFT. Perché veramente mi state facendo capire che come progetto sto andando bene, che sto lavorando abbastanza bene e che comunque sia gli argomenti piacciono. Mi auguro che in futuro riusciamo a crescere sicuramente un pochettino più velocemente, però sono molto soddisfatto anche di questa piccola crescita in maniera lenta e graduale. Quindi grazie ancora a tutti quanti, veramente. Bene, come per lo scorso video, ovviamente non potrò farvi un video tutorial senza andare prima sul mio computer, quindi spostiamoci sul mio computer, andiamo! Bene ragazzi, eccoci qui sul mio desktop. Allora, innanzitutto sono già appunto sul sito, dovete andare a scaricare e cercare Unminable, vi lascerò ovviamente il link in descrizione per poter andare direttamente sul download, e dovete cliccare con il tasto destro e fare salva link con nome, salvarlo su una destinazione qualsiasi del vostro computer e il gioco sarà fatto. Una volta fatto questo qua, ovviamente ci metterà un pochettino a scaricarlo, sappiate, ci metterà, a me ci ha messo all'incirca 10-15 minuti. Dovrete andare sul desktop e aprire la vostra applicazione, scaricarla. Io ovviamente l'ho già scaricata ed è questa qui. Prima però di procedere e di farvi vedere effettivamente come funziona l'applicazione, voglio farvi una piccola, diciamo, raccomandazione. Dovete, prima di iniziare a fare mining sul vostro computer, avere assolutamente un crypto wallet. Questo perché? Perché l'applicazione, ma in generale i Dogecoin, non hanno un posto di destinazione nel momento in cui vengono estratti, ma vanno direttamente sul vostro crypto wallet. Quindi, a meno che voi non vogliate perderli nel momento in cui li estraete, dovete assolutamente collegare un crypto wallet all'applicazione. Tra l'altro, l'applicazione non vi farà andare avanti se non collegate un crypto wallet, quindi in generale non sarà possibile effettivamente minare i vostri Dogecoin. Come, cioè quale crypto wallet consiglio, eccetera, eccetera, ce ne sono diversi. E secondo me molto buoni sono MetaMask e Crypto.com. Io utilizzo il secondo, quindi Crypto.com. Vi lascerò il mio referral code di Crypto.com all'interno della descrizione, più che altro perché potrebbe, diciamo, esservi utile col fatto che magari lo scaricate oppure non ce l'avete, potrebbe servirvi. Altrimenti potete semplicemente installare MetaMask all'interno, diciamo, del vostro browser. Considerate che MetaMask è per Ethereum, quindi non so se in realtà funziona al 100%. Io comunque sia utilizzo Crypto.com. Come si collega diciamo, il nostro portafoglio, quindi il nostro crypto wallet con le stazioni Dogecoin? Molto semplicemente, scaricate l'applicazione di Crypto.com, una volta essere stati accettati da Crypto.com e riconosciuti appunto come diciamo, partecipanti appunto all'applicazione, andare nel tasto quello grande al centro dello schermo di Crypto.com in basso, cliccarci sopra, selezionare la voce, la prima voce che compare che è Crypto Wallet. Una volta selezionata sopra c'è una ricerca, una lente di ingrandimento, cliccare lì sopra e scrivere Dogecoin. Ovviamente vi comparirà la valuta Dogecoin. Una volta fatto questo bisogna cliccare sopra appunto la valuta Dogecoin, ci sarà la voce trasferisci. Selezionate la voce trasferisci e vi comparirà deposita. Cliccate su deposita. Una volta fatto questo qua vi uscirà appunto un QR code con il vostro codice. Quel codice andrà copiato e adesso vi faccio vedere all'interno dell'applicazione dove appunto andrà inserito. Intanto apriamo l'applicazione. Non ho fatto nessun altro passaggio oltre appunto a scaricarla per poter rendere più veritiero questo tutorial, per farvi vedere effettivamente come funziona. Continua. Qua puoi scegliere la possibilità di utilizzare o la tua scheda video oppure la tua CPU. Io utilizzerò la mia CPU ovviamente, perché la scheda video non è ottima. Infatti, per chi si fosse perso il video sugli NFT o comunque il mio primo video sul mining del Bitcoin con CryptoTab, io ho una GTX 1050 Ti e quindi non è un'ottima cripto, cioè non è un'ottima scheda video, scusatemi, per poter appunto minare le cripto.
Una volta fatto questo qui, qui andremo a dover inserire il nostro appunto address, quindi il nostro portafoglio virtuale di crypto.com, e qui dovremo andare a selezionare che tipo di valuta vogliamo andare a estrarre. Con Unminable possiamo scaricare diverse criptovalute, anche i bitcoin stessi, però a noi ad oggi ci interessa appunto andare a provare i Dogecoin. Quindi una volta fatto questo qua, inserito tutto quanto, sarà possibile inserire anche un referral code qui sotto, e se lo inserite sappiate che le fee di pagamento dell'estrazione sono pari all'1%. Se inserite un referral code, tra l'altro il mio, ripeto, lo lascerò all'interno della descrizione del video, abbasserete questa fee dello 0,75%, quindi di veramente tanto. Io adesso ci metterà un pochettino a partire e effettivamente poi inizieranno ad andare appunto gli hash rate, inizieranno ad andare il current balance, inizierà ad aumentare tutto quanto, esattamente come una qualsiasi altra applicazione di mining. Una cosa importante che l'applicazione vi dice è che appunto riceverete il pagamento in Dogecoin in maniera automatica una volta raggiunti i 50 Dogecoin, che all'incirca sono 1 o 2 dollari, non di più comunque sia. Quindi non avrete sul vostro crypto wallet 5, 10, 15 Dogecoin se ovviamente lasciate il computer a minare 10, 15, 20 Dogecoin, ma riceverete sul vostro crypto wallet soltanto una volta che avete appunto raggiunto i vostri 50 Dogecoin. Quindi dovete assolutamente lasciare per un po' l'applicazione lavorare, anche perché non è molto veloce a partire e soprattutto non è, diciamo, molto veloce anche l'hash rate. Poi quello dipenderà ovviamente dal vostro sistema, dal tipo di CPU o di GPU che possedete. È partito, ora non so perché è a zero ancora, quindi non sta ancora, diciamo, appunto lavorando effettivamente l'hash rate. Probabilmente c'è qualche problema di connessione, diciamo, c'è un brutto tempo oggi, purtroppo io ho una connessione satellitare in questo momento, quindi magari c'è qualche problema di connessione e di latenza. Comunque, fondamentalmente voglio spiegarvi appunto, questo qua è il metodo per poter scaricare con l'applicazione Unminable i Dogecoin. E niente, è molto semplice, è molto facile, non ci vuole niente di più, niente di meno fondamentalmente. E una volta appunto raggiunti i vostri 50 Dogecoin, vi saranno ricevuti automaticamente sul vostro crypto wallet e il gioco sarà fatto. Voi poi potete decidere di, diciamo, di bloccare o di appunto far ripartire l'applicazione in qualsiasi momento. Potete addirittura dalle impostazioni decidere di far partire l'applicazione in automatico all'avvio del computer, cosa che vi sconsiglio anche perché è un'applicazione che, a seconda se vi utilizzare CPU o GPU, vi prende parecchia CPU e parecchia GPU, quindi lavora da questo punto di vista, va a stressare molto la macchina. Bene ragazzi, anche questo tutorial è finito e siamo arrivati appunto alla fine. Mi dispiace di non essere riuscito a farvi vedere a quanti hash rate stavo scaricando, perché purtroppo registrando con il computer, non essendo, diciamo, un computer nuovissimo e anche molto carico di roba, effettivamente non riusciva a lavorare bene con la CPU. Ci ha messo un po' più del solito. Comunque in questo momento sta scaricando intorno ai 320 hash rate per secondo. L'hash rate è quel sistema fondamentalmente che ti dice quanto velocemente sta andando il mining della tua criptovaluta. E niente ragazzi, io come sempre vi ringrazio di aver partecipato, di essere arrivati fino a questo punto del video. Spero che sia stato utile e comunque sia vi possa servire per poter scaricare e per poter estrarre i vostri Dogecoin. La cosa che mi raccomando come sempre è sottolineare e che ho sottolineato anche nello scorso video sui Dogecoin è che il Dogecoin come criptovaluta non è una criptovaluta che potrà mai crescere tantissimo. Sicuramente il prezzo lieviterà, anche perché tantissime compagnie, tantissime aziende stanno puntandoci e stanno, diciamo, mettendo gli occhi su questa criptovaluta che ha del potenziale effettivamente. Però non sarà mai una criptovaluta come Ethereum, come Bitcoin, non sarà mai al loro stesso livello. Per quanto possa, diciamo, sembrare, visto che c'è tantissimo hype dietro questa criptovaluta, sappiate che non potrà mai crescere tantissimo il suo prezzo. Probabilmente vedremo una crescita, arriverà a un dollaro, come già ho detto nel video precedente, grazie a appunto alcuni investimenti e al fatto che alcune compagnie la stanno accettando come moneta per poter, diciamo, pagare quindi i propri servizi o i propri prodotti. E niente ragazzi, quindi il video finisce qui e come sempre vi ringrazio. Come sempre vi chiedo la gentilezza di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace per supportare l'algoritmo di YouTube e per poter far arrivare effettivamente questi miei video a più persone possibili. Vi ringrazio ancora per tutte quante quelle persone che si stanno iscrivendo al mio canale, mi fa veramente tanto piacere e noi ci vediamo in un prossimo video. See you later!